Ameria Radio presenta La mattina all'opera, buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane. La mattina all'opera, buongiorno, con Arthur Rozzinski e Guerra e Pace di Firenze. Il 27 novembre 1958 si spegne a Boston il maestro Arthur Rozzinski. Nato a Spalato in Dalmazia il 2 gennaio 1894 da una famiglia polacca, studia a Vienna pianoforte, composizione e direzione d'orchestra. Consegue una laurea in legge e contemporaneamente la laurea in musica dell'Accademia di Vienna. La fanciullezza in Polonia, l'adolescenza nell'atmosfera musicale e nello spirito della capitale austriaca sottolineano e sviluppano in Rozzinski quella tipologia latina dell'indole e della vivacità intellettuale che sono state le sue caratteristiche. Così come lì hanno origine la sua profonda fede, l'amore e il culto della libertà. Inizia la sua carriera dopo la Prima Guerra Mondiale, esordendo come direttore al Teatro dell'Opera di Lvov, dedicandosi dapprima alla lirica e in seguito ai concerti con l'Orchestra Filarmonica di Varsavia, mentre la sua fama si diffonde in tutta l'Europa centrale. Il 1925 è l'anno del suo debutto negli Stati Uniti, invitato da Leopold Stokowski e suo assistente presso l'Orchestra Sinfonica di Filadelfia dal 1926 al 1929 e inizia così quel lungo periodo americano ricco di successi nel teatro lirico e nel concerto, in tournée come nelle grandi tappe delle sue direzioni stabili. Nel 1929 è nominato direttore dell'Orchestra Filarmonica di Los Angeles e dal 1933 al 1943 è direttore dell'Orchestra Sinfonica di Cleveland. Nel 1937 riceve da Arturo Toscanini l'incarico di organizzare l'orchestra sinfonica della NBC, con la quale dirigerà più volte. Dal 1943-1947 è direttore della Philharmonic Symphony Orchestra di New York e il famoso critico musicale e compositore Virgil Thomson scrive riguardo al mandato di Rozzinski alla Filarmonica: ora abbiamo un'orchestra che è una gioia da ascoltare e dobbiamo tutto ad Arthur Rozzinski. Nel 1947 è nominato direttore dell'Orchestra Sinfonica di Chicago. Come direttore ospite tiene applauditi concerti nelle principali sale d'America e d'Europa. Qualche stralcio dei giudizi americani. Libero gioco della fantasia, scrivono i giornali, e una maestria musicale che rasenta il genio. Stile spirituale dinamico. Un maestro capace di spremere fino all'ultima goccia di energia costruttiva dei singoli componenti l'orchestra. Il più drammatico dei direttori d'orchestra. E ancora, costruttore di musica. Mastro muratore di orchestre di primo ordine. La vera forza di Rozzinski è quella dell'estrema cura sonora, dell'esaltare ed equilibrare i singoli settori e timbri nella massa, per l'illuminazione dell'opera nel suo intero arco, attraverso l'esatta misura della pagina e della partitura. Si può richiamare così la celebre frase di Berlioz: «Jouer
dell'orchestra, perché sotto le mani di Rossinski l'orchestra è proprio come un'enorme tastiera. Si può cogliere in lui il continuarsi di una tradizione di grandi direttori, la minuzia analitica, il vigile controllo e il lavoro di lima di von Bülow, così come l'affascinante colore di Nikisch, la plastica scansione di Toscanini, l'ala di Furtwängler, pur nell'estetica di non dover violentare l'opera d'arte, l'umanistica bontà e il senso di verità di Bruno Walter. Il repertorio rivela un giusto eclettismo, si potrebbe dire a prima vista con vastità di vedute e preoccupazione del nuovo, e sempre nel freno di un gusto fondato e nella conformazione dei programmi. In Beethoven e in Brahms trovava il terreno per dominare le complesse costruzioni, culminando nell'eccelsa espansività della nona. Amava e pativa Wagner, dal Tannhäuser al Parsifal, dal Vascello Fantasma al Tristano, che fu l'ultima esecuzione della sua vita. Il suo amore per Strauss era invece quello di un adolescente innamorato, specie nel Rosenkavalier, dal guizzante e patetico spirito viennese. E non solo per Richard Strauss, ma anche per il viennesissimo Johann. Il culto del temperamento era per gli autori slavi. Emergono come realizzazioni storiche di Rozinski il Boris Godunov e la Covanchina, la Dama di Picche di Tchaikovsky, Le Sacre du Printemps di Stravinsky, Guerra e Pace di Prokofiev. Opera molto anche per il lancio di novità russe in America, le sinfonie e la Lady Macbeth di Mentz di Shostakovich, come pure per i contemporanei americani, da Barber a Gershwin. Quando oggi la gente entra nelle gallerie d'arte, scrive, vede oltre ai vecchi capolavori anche nuovi quadri di artisti moderni. Perché non dovrebbe essere così anche nelle sale da concerto? Detto addio nel 1948 alla direzione stabile, Rozinski compie tournée nelle due Americhe, poi torna in Europa e ama risiedere in Italia, dove collabora con il Maggio Musicale Fiorentino, la Dama di Picche del 1952 e Guerra e Pace di Prokofiev nel 1953, che costituisce appunto il nostro ascolto di oggi. E con la Scala. Nel 1958 è colpito da una malattia cardiaca e viene avvertito dal suo medico italiano che un'ulteriore attività di conduzione avrebbe messo a rischio la sua vita. Tuttavia torna negli Stati Uniti per dirigere ancora una volta Tristano con la Chicago Lyric Opera e il soprano Birgit Nilsson. Si spegne a Boston il 27 novembre 1958. Diceva Arthur Rossinski: cerco di riprodurre con i miei mezzi le intenzioni del compositore e quando questo accade, se accade, non sono in grado di dire il perché. Il segreto, e forse la sola cosa di cui mi accorgo, è che amo la musica con tutto il cuore. Sono parole queste che riassumono la saggia umiltà e il credo di questo artista e tracciano la sintesi di quello che deve e può essere la figura dell'interprete e del direttore d'orchestra. Nel 1953 Francesco Siciliani, allora direttore artistico del Maggio Musicale Fiorentino, realizzò Guerra e Pace a Firenze con la direzione di Arthur Rossinski e la regia di Tatiana Pavlova. Ettore Bastianini, che alcuni mesi prima aveva interpretato il principe Jeleschi nella Dama di Picche di Tchaikovsky, sempre con Rossinski e la Pavlova, e Andrea Bolkonski,
al fianco di Rosanna Carteri. Il ruolo di Pierre Bezukhov è interpretato da un giovane artista, anch'egli all'inizio della carriera, Franco Corelli. Era stata Tatiana Pavlova ad intuire immediatamente le grandi potenzialità, non solo musicali, ma anche sceniche di Bastianini. Sia il direttore d'orchestra, sia il regista lo apprezzavano in modo particolare e lo vorranno con loro in diverse occasioni negli anni seguenti, fino a condurlo al suo secondo effettivo debutto alla Scala, nell'Eugenio Onegin di Tchaikovsky, al fianco di Renata Tebaldi nel maggio del 1954. Il 26 maggio 1953 Ettore e quindi Andrei Bolkonski in Guerra e Pace. Il delirio del giovane principe è l'unica vera pagina dell'opera di Prokofiev e anni dopo, recensendo una riedizione dell'opera, Giancarlo Landini definirà ottimo l'Andrea di Ettore Bastianini, che può, nello stile post-verista dell'opera, espletare la sua possanza vocale, la sua forza espressiva e il suo fraseggio drammatico. L'immagine del tormentato Andrei appare perfetta per la sensibilità frastagliata e crepuscolare di Bastianini, che qui assurge senza dubbio alcuno ad uno dei suoi capolavori. Come commenta alcuni anni fa Daniel Marek nel Carnet sur Sol, Le glorieux Ettore Bastianini pour le fragile prince Andrei. In una scena che molto deve alle allucinazioni di Boris Godunov, egli si rivela cantante e declamatore, capace di far livido il colore della voce e di rendere sinistro l'accento di quei piti piti pi che accompagnano la sua follia. Nel momento in cui si affaccia il pensiero di Natasha, nella volontà di evocare la sua immagine e nel desiderio di rivederla, Bastianini effonde una dolcezza e uno strazio indicibili. C'è qui come una vulnerabilità allo stremo, ma a tratti ancora nascosta sotto i brandelli restanti di una passata forza. All'arrivo di Natasha, dopo la mirabile apertura, ma voi siete veramente qui? Il seguente, se in vita rimanessi, ringrazierei Dio per la ferita. E poi, non mi sembra vero. E se vite amor meraviglioso, sono tutti giocati sul contrasto fra una radiosa espansione vocale e l'oscurità del precipizio verso il delirio. Lo sconvolto, smetti, smetti per pietà. E la ripresa del sempre più straniato piti piti pi danno luogo ad un'interpretazione maiuscola che solleva gli interminabili applausi del Comunale di Firenze in standing ovation. Buon ascolto quindi con il principe Andrei di Ettore Bastianini in Ma io vedo una cosa bianca. Da Guerra e Pace di Sergei Prokofiev nella registrazione live del 26 maggio 1953, esattamente 70 anni a oggi. L'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino è diretta da Arthur Rozzinski. Buon ascolto e buona giornata a tutti. S'allunga sempre più sul viso.
necessario però un fermo equilibrio mantenere. Ah, ma io vedo una cosa bianca, una sfinge mi sembra, che preme su di me. Forse è una camicia, e queste sono le gambe, ma cosa è là? Io non posso morir, troppo amo, ancora amo la terra e il fior, e che questo resista quando io non viva più, e la mia patria in Mosca nulla più saprà. Nessuno al mondo, io non amai, niuno più di lei, io non amai e l'ho anche odiata. C'è una cosa bianca, nuova sfinge col suo viso, con suoi occhi. Che crudeltà questo interminabile delirio! Cose mai, sento di colpe sordiva per rimuri. Questo è il cuore, dove lui, come sarà ridotto? Non è cambiato, no. Voi. Non mi sembra vero.
Ameria Radio ha presentato La mattina all'opera. Buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane.